È tornato e lo ha fatto in grande stile. 4 anni dopo, Walter Nieri ha riproposto il premio Fedeltà allo Sport, manifestazione ammirata e invidiata un po' da tutti e che in quasi un quarto di secolo ha portato a Lucca il meglio dello sport italiano e mondiale. Ancora una volta, per il 10° anno consecutivo, a fare da splendida cornice l'Hotel Country Club di Gragnano. Personaggi di spicco dello sport nazionale si sono alternati sul palco a ricevere la bellissima Sfinge d'Oro coniata dall'artista lucchese Gianpaolo Bianchi. Ivano Fanini è da sempre uno dei soci sostenitori più forti e appassionati dell'evento. Niente, il premio Fedeltà allo Sport è 23 anni che il fondatore, il direttore, l'ideatore Walter Nieri praticamente che ha fondato questa manifestazione, è il 23°, ma credo che siano una 30ina di manifestazioni, perché c'è stato degli anni che si faceva addirittura 3 manifestazioni in un giorno. Il nome Fanini va subito con un palese sillogismo al mondo del ciclismo che l'ha fatta da padrone. Tra i premiati Stefano Allocchio, direttore del Giro d'Italia, e il diavolo al secolo Claudio Chiappucci, indimenticabile guerriero delle strade, e lui, il 2 volte campione del mondo, Gianni Bugno, che con il solito aplomb inquadra il momento del nostro ciclismo. Italiani, è arrivato 4° Nibali, ha fatto un ottimo Giro d'Italia. Di tappe ne abbiamo vinte 4 nell'ultima settimana, quindi è stato un giro in crescendo per gli italiani. Manca forse il sostituto di Nibali e di Pozzovio, che sicuramente ha fatto un ottimo Giro d'Italia anche lui. Ma non solo ciclismo, anche il calcio ha avuto spazio con Riccardo Ferri, ex difensore dell'Inter e della Nazionale. Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, impegnato fino a pochi minuti prima con la firma del nuovo allenatore Paolo Zanetti. Ed ancora la grande pallavolista Paola Cardullo, considerata una dei più grandi liberi di tutti i tempi. Nicola Larini, ex pilota di Formula 1 e della Ferrari. Riconoscimenti sono andati anche allo sport locale, soprattutto nel volley, coi presidenti Paolo Gradi della Nottolini e Roy Tocchini del Porcari, e a Maila Venturi, cresciuta proprio nelle fila della Nottolini da 4 anni in A1. Sfinge d'oro inoltre il presidente del basket Lemura Rodolfo Cavallo, che da oltre un decennio tiene nel massimo campionato la squadra biancorossa, con la fantastica perla dello storico scudetto del 2017. Il premio Fedeltà dà appuntamento al 2023, con l'obiettivo di arricchire un albo d'oro incredibile e unico.